Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, 12° episodio della rivincita. E oggi facciamo un video davvero tranquillo, infatti vi faccio vedere un bel full day of eating e oggi c'è la ricarica. Infatti ho già parlato di come sto ricaricando in vista della gara, ma non vi ho detto che un giorno alla settimana c'è una ricarica extra in cui le calorie e i carboidrati sono ancora maggiori. Quindi io adesso vi lascio la foto della colazione qui, che è la solita, perché appunto le calorie saranno maggiori a pranzo e a cena. Adesso ci andiamo a allenare, facciamo un bel allenamento di spinta, quello che piace a noi. Ve lo faccio vedere e poi faccio vedere i restanti pasti della giornata. Allora ragazzi, ma cos'è questa ricarica e come funziona? Partiamo dal presupposto che il nostro corpo tende alla conservazione e quindi se noi non gli diamo abbastanza risorse, come appunto sto facendo io che sono in deficit calorico da 3-4 mesi, esso tenderà a cercare di conservare le risorse che ha già al suo interno. Quindi noi che facciamo? Andiamo a fare una ricarica, che è un passo in cui alziamo i carboidrati, manteniamo le proteine costanti e abbassiamo i grassi. Poi il fatto che io già non mangi grassi da 3 mesi circa è un altro conto, però di base si abbassano i grassi. E quindi che succede? Diamo al nostro corpo l'illusione di star mangiando abbastanza e di dargli abbastanza risorse e quindi esso di conseguenza ricomincerà a bruciare i grassi ad una velocità coerente con gli obiettivi che appunto dobbiamo raggiungere. Secondo pasto della giornata, primo pasto della vera ricarica, perché appunto la colazione alla fine erano le dosi che faccio praticamente tutti i giorni, e abbiamo mezzo chilo di gnocchi, che sono l'equivalente di 2 etti di riso, pomodoro, pomodorini e 3 scatolette di tonno. Qui non abbiamo grassi, 0 grammi di olio e io adesso me lo godo. Il primo degli altri due vantaggi è che mangiare un'elevata quantità di carboidrati andrà ad agire sull'ormone che regola la sazietà e quindi esso tenderà a bloccarsi e non a continuare a farci sentire quel senso di fame che appunto già sentiamo se siamo in un percorso di deficit calorico. E l'altro vantaggio ovviamente è il vantaggio motivazionale, che forse è addirittura quello più importante, nel senso che noi vediamo più esplicitamente, perché appunto se facciamo un deficit calorico prolungato nel tempo abbiamo bisogno di un pasto in cui possiamo mangiare di più o in cui comunque possiamo mangiare qualcosa di diverso, ed ecco che avviene la ricarica, che ci dà quella leggerezza di appunto poter mangiare qualcosa di più e di conseguenza di poter continuare al massimo il percorso nel lungo periodo. Allora ragazzi, ultimo pasto della giornata, abbiamo 190 grammi di riso basmati, piselli, 300 grammi di merluzzo, quello buono del pescatore, non quello surgelato, e 6 grammi d'olio. Infatti oggi l'olio è stato praticamente resistente, ma vi ho già spiegato perché, fa parte della ricarica e semplicemente devo fare così. Quindi voi non fatelo a casa, però in questo momento io devo fare così, e anche se vorrei un 2 bei cucchiaini d'olio dentro il riso, non posso. Oggi è stata una bella giornata, come vedete sono sorridente perché mancano solo 2 settimane alla gara e finalmente stiamo vedendo la condizione, e anche avete visto il workout di stamattina, che è stato davvero un bel workout. E poi il fatto è che a me piace mangiare, questo è il giorno della settimana in cui mangio di più e quindi niente, è stata una bella giornata. Allora ragazzi, la mattina seguente, come promesso, vi faccio il check fisico. Stamattina peso di 77 kg precisi, il che è ottimo perché infatti noi stiamo continuando ad alzare calorie, però il fatto che il peso non stia salendo ci dice che la ricarica sta venendo in maniera perfetta. Allora vi faccio vedere 3 pose, iniziamo con la double biceps, poi vi faccio vedere per il tricipite e la spalla e il dorso.
Allora, mi dico che ho la luce naturale proprio qui di fronte, quindi non è la luce da social media, possiamo dire, però appunto ci tenevo a farlo veritiero. E io adesso spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della condizione e lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!